Nome è il fondatore di Domani Mortus Liberi e il tema che ha introdotto Alberto, ambiente e territorio, è un tema a me molto caro sia a livello personale che a livello professionale. Io ho studiato ingegneria energetica a Bologna e lo porto abbastanza insomma nel cuore, e siccome avrei tantissime cose da dire sicuramente non farò in tempo, poi Alberto mi fermerà se vado troppo lungo, se vado troppo noioso mi fermate voi, mi tirate qualcosa. E quindi dai, iniziamo subito. Allora, la prima cosa che volevo portare alla vostra attenzione sono le sinergie che l'ambiente e il territorio, questo tema, ha con tutti gli altri temi e settori della Repubblica di San Marino. A volte si rischia di dimenticarselo, ma vediamo un attimo, no? Ho scritto alcune cose. Si pensa ad esempio al collegamento tra il turismo e ambiente e territorio, il nostro centro storico, le peculiarità che offre, che sono sempre di più delle difficoltà al turismo stesso, invece dovrebbero essere un punto di forza, come abbiamo detto più volte, sia a rete che noi nelle nostre serate. Tutto invece è legame con la cultura, quindi la storia del nostro monte, sia a livello geomorfologico, no? Questo monte che scende, che slitta sotto l'argilla e arriva fino a dove è adesso, le peripezie invece che la nostra Repubblica ha dovuto affrontare da quel lontano 301, no? E tutto quello che potremmo raccontare. La sanità è un tema sentitissimo oggi, ieri, sicuramente anche domani. E come si può legare l'ambiente e il territorio alla sanità? Tanti collegamenti, uno fra i tanti di cui sono particolarmente, insomma, pongo l'attenzione, è quello dell'agricoltura, l'agricoltura più sostenibile, più dinamica, l'utilizzo di fertilizzanti, l'utilizzo di pesticidi da eliminare. Quindi per aumentare quella parte della sanità che noi chiamiamo prevenzione, che è una parte importantissima, no? Per non arrivare a prevenire, meglio che curare. E un altro aspetto della sanità è invece quello dello stress latente, che deriva dal fatto che viene sempre meno l'area verde, aree verdi di cui i cittadini, i turisti possono fare, no? Usufrutto, e viene sempre invece, come diceva Alberto prima, ad aumentare la cementificazione, magari smisurata, magari non efficiente, non efficace. Legame poi con l'industria, la nostra industria, sapete, abbiamo delle realtà piccole, medie e grandi, abbiamo una geomorfologia del territorio che rende difficile la logistica per le aziende, i trasporti e via dicendo, o ad esempio anche che sono le palificazioni che vanno fatte per andare a tenere su la terra delle colline che abbiamo, no? Di dislivelli, sono soldi che, come dico io, vanno sottoterra, non si vedono, che un'azienda che ha bisogno di metri quadri in piano da sviluppare necessita. Poi per ultimo ce ne sarebbero anche altri, la politica estera, come abbiamo detto anche nelle nostre serate, anche con la vicina Italia, quindi il collegamento che c'è tra San Marino e l'Italia, la facilità della mobilità dei cittadini, dei turisti. Ecco, questo breve, diciamo così, elenco è per ricordare che il tema dell'ambiente del territorio è un tema capillare che si infila e, diciamo così, diventa una specie di sostanza eterogenea con tutto e tutte le altre tematiche che sono importanti per il Paese. Faccio una premessa, senza essere troppo lungo, vorrei farla in un modo un po' particolare, spero che lo apprezziate, sul mezzo di lavoro. Considero molto importante il mezzo di lavoro che abbiamo sempre utilizzato e abbiamo ritrovato nelle nostre alleate di rete, perché è quello che secondo me fa veramente la differenza sulle tematiche e su come vengono trattate le tematiche. Quindi permettetemi questa licenza poetica, ma mi piace spiegarmi per esempi, per metafore, e oggi ne farò utilizzo. Allora, cosa vediamo qua? È un aereo, sfondo azzurro, il cielo. Allora, che cosa sono quelle scie bianche che vediamo dietro l'aereo? Vi do due possibilità. La prima è che siano delle scie chimiche contenenti elementi nocivi per la salute e che i poteri forti utilizzano per controllare le masse. La seconda invece che vi offro è che questa sia una scia di condensazione del vapore acqua prodotto dalle turbine dell'aereo che producono la combustione, quindi vapore acqua che a queste altitudini condensano immediatamente, diventano ghiaccio, creando così una nuvola artificiale. Secondo esempio, sì, sono ciminiere di una centrale elettronucleare, ma lasciamo perdere un attimo il nucleare. Che cosa esce dai fumi di queste ciminiere? A, possibilità A, e, uranio radioattivo, impoverito, raggi gamma, raggi alfa, oppure semplicemente acqua distillata che ha
come diciamo lato negativo creare qualche numero artificiale in più. Questo è forte, eh? Allora, spero si possa apprezzare, sì, ok. Anche qui due scelte. La prima è la dimostranza dell'efficacia della teoria dei terrapiattisti, e quindi insomma che la terra sia piatta, come potete vedere. Oppure la risposta invece che vi posso fornire è quella di un bellissimo trespolo, una bellissima ed altissima livella, posta nella immagine superiore su un paesaggio montano e sotto su un paesaggio marittimo, ricordando ai creatori di queste foto che in una circonferenza di raggio grande come quella della Terra, un osservatore molto vicino all'arco della circonferenza vedrà essa come una retta. Se avesse avuto una livella di qualche chilometro più grande se ne sarebbe accorto anche lui. Questo dà assolutamente per non banalizzare il tema, ma anzi per evidenziarlo. Questo perché? Perché non mi sentirete mai parlare di banche, di finanze, di quello che non so e di quello dove non sono competente. Okay? Questo gruppo si fonda sulle competenze che costruisce e sull'eterogeneità dei suoi membri. Dalle competenze scaturiscono gli approfondimenti, qualora gli studi non bastassero. Approfondimenti che però vengono da studi, da persone formate. Okay? Se io dovessi fare una lezione sulla giustizia, in 10 minuti forse riuscirei a prepararla. Ma non è così che si porta avanti un progetto, come anche il progetto paese. Le competenze portano ad approfondimenti e gli approfondimenti ad altre competenze. È questo il metodo di lavoro che ci accomuna tutti quanti all'interno della coalizione. Quindi, fatta questa doverosa premessa, passiamo a uno dei tanti lati, tanti aspetti dell'ambiente e del territorio, che è quello della mobilità elettrica. Allora, cosa si intende per mobilità elettrica? La mobilità elettrica ha come scopo quello di sostituire tutte le autovetture che producono emissione di CO2 di inquinanti puntuale, okay, e sostituirle con un'autovettura a emissioni zero. In alto a sinistra potete vedere un modello, un concept. Okay. Perché parlo di competenze e approfondimenti e perché porto questo esempio, che calza a pennello anche con il territorio e con l'ambiente? Se lo scopo è quello di eliminare l'inquinamento puntuale di ogni macchina, ok? Si potrebbe pensare un giorno che dica trasformiamo tutte le automobili in auto elettriche, punto, ci fermassimo qui. Non un granché, vediamo perché. Allora, le automobili elettriche, ovviamente, siccome siamo nel mondo in cui l'energia non si crea, non si distrugge, ma si trasforma, prendono l'energia per portarli da casa mia a Faetano fino a Palazzo Pubblico attraverso delle batterie, di ioni di litio, ce ne sono tante di tecnologie. Le batterie che potete vedere qua. Ovviamente l'energia non se la inventano, da qualche parte la prendono. I legami chimici prendono l'energia da dove? Da dei torrini o anche delle prese di case che vengono, abbiamo anche noi adesso in territorio, che ricaricano la batteria e quindi ricaricano i legami elettrici che poi danno energia alla macchina. Perfetto, i torrini però non sono sorgente di energia. Da dove viene questa energia? Dalla grande distribuzione. In questo caso è Terna, in Italia, che distribuisce l'energia elettrica. Perfetto, dove voglio arrivare? Voglio arrivare che all'interno della rete l'energia c'è perché viene prodotta da delle fonti, attualmente in Italia e in Europa, che sono i combustibili fossili. Molti di voi conosceranno, o le carte primi tre, che sono carbone, gas naturale, metano, estratto, e uranio. Ebbene sì, in Italia no, ma l'Italia acquista gran parte di energia dalla Francia, che ha un sacco di centrali termonucleari. Ecco, allora se si pensa allo scopo iniziale, no? La macchina elettrica, ridurre le emissioni, anzi annullare, perché una macchina elettrica non ha emissioni, questo è vero, ma non le stiamo annullando, le spostiamo all'interno di questo ciclo da un'altra parte, quindi le delocalizziamo. Ok, analizzando quindi tutto il progetto, potremmo passare a questa slide, che è molto più interessante, in realtà è uguale a quella di prima, però cambiano le fonti energetiche. Le energie rinnovabili hanno un grande sviluppo sia in Italia e anche a San Marino negli ultimi tempi, e questo è solo del buono, noi sicuramente spingeremo. Questo perché a questo punto si viene a creare una fonte di energia a circolo chiuso. Le energie rinnovabili, a differenza dei combustibili fossili, sono energie provenienti dal sole. Attenzione, anche il sole sta bruciando, è una combustione, ma molto lontano da noi, che durerà circa 4,5 miliardi di anni prima di spegnersi.
Quindi questo significa che con un pannello fotovoltaico solare posso acquisire luce di giorno, una pala eolica posso acquisire l'energia del vento, che arriva sempre dal sole, dalle differenze di temperatura che ci sono negli emisferi, e anche l'energia idroelettrica viene sempre dal sole, perché l'energia idroelettrica sfrutta il salto di gravità dell'acqua da un punto alto a un punto basso. Chi è che riporta l'acqua in alto? Il sole, che la fa evaporare, la fa condensare, e di nuovo nei mari, nei fiumi, nei laghi. Ecco, competenze e lungimiranza, come anche nel progetto della mobilità elettrica. In questo modo chiudiamo il cerchio, l'energia che utilizzerebbe la macchina non produrrebbe scorie, non produrrebbe inquinanti, se non, attenzione, quelli delle batterie, che sono presenti molti elementi delle terre rare, che vanno presi in considerazione, sono rifiuti pericolosi, e sono anche costosi da produrre, come anche per i pannelli fotovoltaici, l'energia eolica e l'energia idroelettrica. Bisogna avere coscienza di quello che si sta facendo e analizzare il problema a 360 gradi, non con i paraocchi, non con la lente di ingrandimento, ma col cannocchiale, per vederla anche in fondo. Ok, perfetto. Rimanendo sempre in tema di energia, che quanto avete capito mi è abbastanza caro, volevo portarvi un esempio di autonomia energetica. Se ne è parlato molto nel paese, soprattutto quando arrivano i problemi, no? Ma l'acqua dove la prendiamo, il gas naturale dove lo prendiamo, come facciamo? Allora, per semplificare un po', diciamo così, il discorso, utilizzo anche qui un'altra similitudine. Immaginate San Marino come una casa, ok? Un'abitazione. Così è tutto più semplice. E mantenete, insomma, vivo questo legame. Allora, una casa ha bisogno di tre fonti di energia, quattro se lo vogliamo estendere, che sono corrente elettrica, gas naturale, gas metano, acqua e la gestione dei rifiuti. Allora, se volessimo diventare indipendenti per quanto riguarda l'energia elettrica, in qualche modo ci riusciremo. Dicevamo prima, pannelli solari, magari una mini pala eolica, però un po' forzata nel nostro territorio. C'è solo un piccolo problema, che il pannello solare fotovoltaico funziona quando il sole c'è, di notte non c'è. Quindi o spegniamo tutti gli elettrodomestici, rimaniamo al buio anche di notte, oppure che cosa? Andiamo a prendere dal serbatoio, come adesso succede a San Marino, ma il serbatoio è sempre qualcosa al di fuori del paese. Gas naturale, gas metano, anche questo facciamo fatica a produrcelo in casa. Sì, potremmo utilizzare fornelli induzioni, boiler, pompe di calore per portare tutto a corrente elettrica, ma se si pensa al sistema paese, tante aziende utilizzano gas naturale perché è insostituibile, attualmente produce un potere calorifico che la corrente elettrica non ci riuscirebbe. L'acqua si piove dal cielo, ma va gestita, se vogliamo diventare autonomi. Quindi vengono fatti degli accumuli, dei depuratori, un riutilizzo. E anche i rifiuti, alcuni rifiuti li possiamo trattare, no? Possiamo compostare il nostro umido, possiamo riciclare la carta, sì, diventa faticoso con i metalli, con le plastiche, è difficile. Questo vale anche per il sistema paese. Questo cosa significa? Che noi non dobbiamo puntare a una indipendenza energetica schietta, dobbiamo puntare a una maggiore autonomia energetica. E come in una casa si raggiunge innanzitutto con il risparmio, quindi puntando alla certificazione delle abitazioni, quindi le classi energetiche delle abitazioni. Il segreto qual è? Il segreto è spendere meno energia per tenere calde le nostre case, per lavare i panni, per cuocere la pasta. È qui che si deve centrare il punto. Lo stesso vale con l'acqua, ad esempio, no? Noi siamo dipendenti, in questo caso, da qualcosa che è al di fuori del territorio. Questo cosa significa? Significa che se vogliamo diventare indipendenti, il progetto potrebbe essere inefficace o inefficiente. Collaboriamo invece con l'Italia. Se bisogna di fare un bacino di contenimento, c'è bisogno di fare una diga, c'è bisogno di fare trovare una soluzione perché sia i comuni limitrofi che San Marino abbiano acqua per tutto l'anno, contribuiamo. Quindi nessuno ci può più venire a dire ma l'Italia ci chiude i rubinetti. Contribuiamo anche noi a fare l'opera, così avremo anche noi i nostri metri cubi di acqua da utilizzare, i nostri metri cubi, che arrivano dai nostri investimenti. Ora, siccome mi sono dilungato anche troppo, lascio la parola a Elena per quanto riguarda un approfondimento sui rifiuti. Vi ringrazio.